Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio di Luke and His Wife, se si dice così. Vi ricordate la serie con mia moglie Moon 4316? Buonasera. C'è un piccolo problema ragazzi, la serie avevo promesso che andava avanti, ma come vedete siamo in un nuovo mondo, con quel fantastico vulcano di fronte a noi. C'è una piccola sorpresa ragazzi, non siamo solo noi in questo mondo, ma ci sono due inquilini nuovi che si sono nascosti. Vedo dei piedi, sinceramente. Eccoti lei chi? Akin Bonanoz e Darkim Andrea. Ciao a tutti ragazzi. Ragazzi, abbiamo ricominciato questa serie. Scusate, mio figlio che c'ha l'influenzola. No, Manu, non cominciare, Andrea, veramente. Ragazzi, abbiamo ricominciato questa serie. Siamo in quattro per il momento, ma se ne aggiungeranno molti altri. E poi più avanti vedrete come andrà a finire questa serie. Ed era la Tech It e i multiplayer. Una cosa importante da dire è che troverete i video sul canale di Akimbo, la sua visuale, sul mio canale, la visuale mia di mia moglie, e sul canale di Darkim. Oppure no, Andrea, o li metti su Tom's Sì, Hardware? anche sulla mia. No, Ma li metti su Tom's Hardware i video su Darkim? no, sul mio canale. Ok, vi metto il link in descrizione comunque. Poi a mano che si aggiunge la gente, ragazzi, vedrete perché. Vi anticipo che è una serie in un nostro server dedicato dei partner di Tom's Hardware, per cui saremo tutti partner di Tom's Hardware. Da adesso in poi cominciamo la serie. Va Bene ragazzi, che bene. facciamo? Io vado a prendere già la legna e alberi di gomma, amore. Dica. Tu prendi la legna che io prendo gli alberi di gomma. Dai, muoviti. Va bene, stai calmo, cominciare. Io tiro giù gli alberi. Comincianone. Ragazzi, visto che c'è, no? C'è. C'è quello Cosa? lì quando ti picchi, come si chiamano? PvP. Il PvP. Se Andrea la smette di picchiare, perché poi sennò poi mi tocca fare delle sorpresine che si spaventerà. No, Sta già no, no, diventando no, no. notte, ragazzi, non volevo dirvelo. Sì, anch'io ho O notato. scaviamo un buco. Ah, ragazzi, come ci gestiamo? Poi ci Che gestiamo. senso? Viviamo tutti insieme, ognuno si fa la sua Secondo me casetta. per iniziare sì, poi più Per il avanti. momento, dai. Allora io direi di buttarci dentro quella caverna dietro di te, Manu. Ok. Ah, è un'altra cosa, ragazzi. Ora questa serie l'abbiamo avviata noi, tra virgolette. Ma se Akimbo o Darkim vogliono registrare per i cavoli loro, troverete comunque sia i video sul loro canale. E non per forza tutti insieme. Io quando registrerò questa serie, registrerò con mia moglie. Che cavolo sto combinando? Vabbè, io riprendo gli alberi di gomma. Allora, Prima che se ne vanno, me li fottono. Perché trasformiamo conosco bene subito Andrea. qua. No, no, ti rubo tutto io. Ragazzi, chi trova carbone? Io sto facendo un po' di utensili, vediamo. Un po' Adesso di? tiro giù. No, no, tiro Luke, tiro giù la foresta, la facciamo con la legna. Ok, io qua vedo volare degli alberi. Ok, Ma perché abbiamo c'ho il. fatto. Ma no, ragazzi, ma che bello è il vulcano di notte? No, ma io sto qua tutta la notte a guardare il vulcano, ma Aia. scherzate? Ah, ma stavate usando la Ma è workbench? Eh stupendo! sì! Ah, sorry. Ah, ma scusate, cibo chi lo fa? Faccio io? Vai! Ok, scusate ragazzi, era crashato lo server. Eccoci qui. Allora, io sto facendo la legna, e voi? Io sto tirando giù le Anche. piante. Rosicara? Ah no, scusate, quella è un'altra cosa. Ragazzi, allora rimaniamo qua, io posso segnare lo spuntino? Nella grotta? Mi segno casa qui vicino, vai, qua, basta. Ho messo la spunta, la virgola. Io Spunta, spunta. mi prendo un po' di pietra, inizio a fare un po' di attrezzi. More, hai preso un po' di legna, tu, vero? Sto finendo di prenderla, sì. Ah, ragazzi, appassionati di Minecraft e di Tekkit, sappiate che in questa serie, come dice Andrea, faremo. Cazzo facciamo, Andrea? Una mega industria. Una mega industria, dice Andrea. Sono proprio curioso di vedere sta mega industria che farà Andrea. Vabbè, io già tanto che so fare il generatore di cobblestone. Quindi la farai Vabbè. Oh, ho trovato carbone. Andrea, possiamo fare qualche nome di chi entrerà in questa serie o no? Ma secondo No, me è dai, meglio lasciare la aspettiamo. sorpresa. Possiamo dire che l'Adam, però la gente non sa chi è. Ah beh, sì, Keredan. O Già. Edo. Tanto non sanno chi è. Allora, amore, mi dici che stai facendo qua dentro, davanti sto legno, fissando il legno? Sto facendo carbone, perché non posso? Sì. Ah, ma siete giù in caverna voi, ragazzi? No, sto prendendo solo il No, carbone, ho trovato il io carbone sto qua. tirando giù Oh, la legna. ottimo, ottimo, ottimo. Io, ragazzi, direi in questo episodio di iniziare a fare almeno rifugio, costruirlo. Io direi qua sotto va più che bene. Almeno per il momento, e poi ci spostiamo in E allora superficie. facciamo direttamente qua sotto la No! casa. Guarda che c'è una bella caverna. Andrea, vieni qua.
No, aspetta, aspetta, ma io direi lo facciamo sopra? Sopra la montagna, dici? Ma io direi proprio dentro la montagna qua, dentro. Però almeno così, Andrea, siamo già subito qua per vedere i materiali. Andrea, è bravo, Andrea, guarda, vieni qua. Io farei la casa qua dentro sta montagna, qua in sta buco. E poi qua fuori, in mezzo alle montagne, farei tutta l'industria, la mega industria che dici tu. Che ne dicete voi? Aspetta, 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 aspetta. Secondo me è l'ideale. È troppo aspettare. Ma ragazzi, io ho preso la legna. Sì, la legna. Ho preso l'albero di gomma. Ma ho preso solo la legna, però. E la gomma? Ma sono rincoglionito. Ma manco l'alberello ho preso. Ma no. Io volevo farlo là sopra. Vedi là sopra? Eh beh, ma lì più avanti, quando avremo le belle attrezzature, lane colorate, allora sì. Ok. Tanto adesso dobbiamo arrangiarci, fare tutti gli impianti, quelli vivievoli. È giusto in italiano? Esiste? Non lo so, non penso proprio di no. Credo proprio. Beh, l'unica cosa che siamo fortunati, avendo il vulcano, per fare il geotermo, il coso là... Per fare chi? Il generatore di geotermo. Il generatore di cornetti, ragazzi. Ma perché sto laggando? Che cazzo rido? Ma come stai laggando? Ma che ne so io, perché mi sa che c'ho 30.000 cose aperte. Io sto facendo bagnetto. Mi sono dimenticato di chiudere la porta di casa, ecco perché. Ragazzi, ricordatevi, se volete vedere le altre visuali, c'è la visuale di Akimbo e la visuale di Darkim. La mia purtroppo non c'è. Ma la visuale di mia moglie magari più avanti arriverà. Ma Luke, dica. L'inventario di legna basta? L'inventario di legno? E quanti alberi hai tirato giù? E sto tirando giù quelli grossi. Ragazzi, io c'ho 2 alberelli di gomma, se volete. Mettili da parte. Io c'ho 15 pezzi di carbon. Quasi quasi li pianto qua in mezzo, così ci ricordiamo. Oh, ma quell'albero di gomma lì di sopra non l'hai visto? Beh, ma tanto c'ho già 2 alberelli, basta, ne avanzano. Una volta che crescono facciamo l'affare di legno. Li ho messi qua, tankete. Aspetta che mi segno qua il white point. Ci piazzi con una torcia in mezzo. Minchia, ragazzi, questo è un bel posto. Davanti il vulcano, con l'acqua. E fare tutti gli impianti che vuole fare Andrea. Sì, più che altro che non ci so fare. Ah, ma chi sta tenendo il tempo? Nessuno. Nessuno? Akimbo, c'hai una papera che ti guarda davanti. Potresti anche prenderla, Ho la spada. Aspetta che me la fa. Ragazzi, io non volevo dirlo, ma sto morendo di fame. Anch'io. Io no. Andiamo a fare un po' di cibo. Io c'ho una coscia un di pollo. Un pollo! Muore, quell'albero non toccarlo, quell'albero non toccarlo! Sì, è utile per i bastoncini, Lu. Perché? Ma mano, ma questo qua è un albero bello, introvabile, e mo ce lo buttiamo giù. No, va bene, dai, non lo tocco, butto via anche l'ascia, guarda. Ah, ma c'era un altro lascia, lì. Lascia. ragazzi, qua stiamo ridendo e scherzando, ma io sto morendo di fame, non so più... Vuoi una mela? Dammi una mela. Ah, è vero che anch'io c'ho la mela. Dammi una pera, dammi una mela, dammi qualcosa. Oh, ma io vado a far casa sopra. Sei? Sì, io vado su. Vabbè, Manu, noi andiamo con lui o stiamo qua noi? Non lo so, come preferite. Io direi che l'ideale è di farla per il momento lì sotto. Vabbè, Andrea, almeno... per questo episodio rimaniamo qua. Facciamo i materiali per fare la casa almeno. Con cosa la costruisci? Di legno? Legno. Arriva un creeper, ti butta giù tutto. Vuoi prendere sta mela? Scusa, siamo giù in caverna, la facciamo di pietra, no? L'abbiamo lì a go-go proprio. Vabbè, vai, andiamo da Andrea, dai. Dammi sta mela. Aia, chi è che mi ha picchiato? Io. Dammi la mela, no, picchiami. Con la Q si lancia la mela. Ma prima volevo picchiarti, scusa, posso? Ah. Io mi sono cotto una coscia di pollo, ragazzi. Ma dove hai trovato il carbone? Ma dove cacchio sei? Io sono in caverna, mi sono cotto la bistec, che stavo morendo. La bistec? Si cot? La. Sono fuori. Ragazzi, io direi che già il primo episodio è lungo. Sapete che ci metterò 30 anni a caricarlo, no? Sì, io anche. E alla fine mi ha fatto un Kaiser in questo episodio. Io direi di salutare i nostri amici e mandarli tutti al prossimo episodio. Che tanto, ragazzi, vi riempiremo di questi episodi, come dice Andrea. Giusto, Darkim, che è qua che fissa le ceste. Esatto. Andrea, si è fatto la casa, Manu, vieni qua. Fatto la casa? Sì, vieni a vedere che bella casa si è fatta Andrea. È una figata, Manu. Cioè, non è voluto venire con noi in caverna. Guarda, dove si è fatto la casa. Vieni, ha bello. Ha fatto bene. E dove siete? Tu dove sei? E sono sopra. Ah, ok. Vieni, guarda che bella casa di Andrea. Qua è l'angolo cottura. C'è la chest. Stupendo. Andrea. Dimmi. Ma vai a cagare, va. Da Luke è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.